All'indomani del Royal Wedding, c'è una domanda che frulla nella testa dei fan della coppia Harry e Meghan Markle, così curiosamente assortita. Come hanno fatto a conoscersi e innamorarsi il rampollo della monarchia britannica e un'attrice afroamericana che ha ben poco in comune con la nobiltà e le teste coronate d'Europa? Ebbene, la risposta sta in un nome. Violet von Westenholz. Si tratta della comune amica, la cui identità è stata a lungo tenuta segreta, che ha presentato il principe alla diva statunitense. Nella prima intervista dopo il fidanzamento ufficiale con Harry, la Markle parlò dell'amica galeotta, senza però farne il nome. I tabloid inglesi hanno poi scoperto che, a fare da Cupido, era stata proprio la von Westenholz, direttore delle pubbliche relazioni di Ralph Lauren vicina alla famiglia reale, che Meghan conobbe all'epoca in cui cercava di farsi un nome nell'alta società inglese. Violet li fece incontrare con un appuntamento al buio, senza che nessuno dei due sapesse dell'altro. Pare che Harry addirittura non avesse mai sentito parlare di Meghan, nota soprattutto per la serie TV Suits. È una grande storia d'amore e sono sicura che saranno molto felici insieme, ha dichiarato la von Westenholz al Daily Telegraph. Andiamo a conoscere meglio la responsabile del matrimonio dell'anno. Violet è la figlia del barone Piers von Westenholz, ex sciatore che partecipò alle Olimpiadi e conosce il principe Carlo. Il particolare più bizzarro in tutta la storia è il fatto che sua sorella Victoria avrebbe avuto in passato un flirt con lo stesso Harry, molto prima di incontrare la Markle. Violet ha inoltre un ex fidanzato famoso. Si tratta del cantante James Blunt, che però nel 2008 lasciò per tornare con il precedente boyfriend Charlie Green. Chi se ne frega?